What a tutti ciurma e benvenuti da Giochirini in questo nuovissimo episodio su Layers of Fear. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con le like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimo, per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, mio grosso rammarico, signore e signori, qui su questo meraviglioso e terrificante gioco horror. L'ultima volta ci eravamo lasciati, credo, nel bel mezzo del capitolo 5. Non so quanto manchi alla fine del capitolo 5. In ogni caso stiamo giocando il penultimo capitolo per quanto riguarda la storia del pittore. Sono comunque da un lato curiosa di vedere come procede la cosa, perché ovviamente c'è un qualche collegamento alla storia della scrittrice che ci hanno presentato inizio game. Un'altra parte di me è assolutamente terrorizzata all'idea di riprendere questo gioco. Ma questa non è una novità. Esattamente ragazzi, stiamo ancora giocando il capitolo 5 che si intitola Il Tocco. E ragazzi, niente, facciamo un bel respiro, riprendiamo da dove avevamo lasciato. Non ho la minima davvero idea di cosa aspettarmi. Dovrei trovare ancora 3 pezzi del collezionabile che stiamo cercando di raccogliere. Abbiamo raccolto anche un'altra roba che ovviamente adesso dovremo scoprire a cosa cavolo serve. Ehi! No, infatti non ho la minima intenzione. Non siamo neanche a 5 minuti di gioco, ragazzi. Neanche 5 minuti di gioco. Neanche 5 minuti per un attimo abituarmi all'idea. No. Va bene. Ok, allora sai che faccio io? Io accendo le luci. Accendo le luci. Alla facciaccia tua. Accenderò tutte le luci. Assolutamente. Non mi farò fregare. Mi hai rotto le palles. Basta, vado avanti. Ho avuto il coraggio di non guardarmi indietro, Guarda qua, perché c'ho la coraggio per non guardarsi indietro. Ma vabbè. Sono dettagli. Una persona che si vuole fare del male sicuramente avrebbe guardato indietro, ma siccome io mi sto facendo già tanto del male giocando questo gioco... Ah, ma tu guarda un po', ne ho trovato un altro pezzo. Direi che mi basta e mi avanza già quello che mi costringe a vivere il gioco stesso. Sfregia pavimenti, trappole per terra, divorano il mio piede, camminare fa paura. Mamma mia, sti ratti, che cazzo! Piterina sono, lottatori di sumo. Dio santissimo, arrivano addirittura a camminarti sotto i piedi a tal punto da... Che? Da rosicchiarti le unghie. Ma cosa dobbiamo fare? Questa ce l'avevo, top. Ma c'è qualcosa che non funziona? C'è qualquadra che non cosa, ragazzi. C'è qualcosa che manca. Ah, l'ho sbloccata! D'accordo, quindi ha funzionato il meccanismo. Ok, non avevo capito. Forza, forza con la mannaia. Che cosa? Cosa? Mio caro vecchio amico. La leva niente, rimane qua. Finish it or die trying. Finish it if it chills you. Don't let the doubt get you. Il dubbio che quello che stavi facendo era assolutamente folle. Forse avrebbe dovuto assalirti, vecchio mio. Probabilmente sì. Ok. Ingranaggi. Ingranaggi che funzionano. Colore verde. Il che non so se è un buon segno o meno, sinceramente. Proviamo ad andare prima di qua, ragazzi. E apriamo questa simpatica porta. Non apro una ceppa perché è chiusa. D'accordo, quest'altra porta la potremo sbloccare in qualche modo o... Non lo so, mi sa che forse... Aspetta, dove ci stanno le spirali vuol dire che ci manca l'ingranaggio. Ah, ok. Ehi, niente giochetti. Ehi. La puta madre che te pario. Ti aspetto, bella. Ti aspetto, bella. Vieni, bella. Brucia. Gna. No, raga, allora, quando fanno queste sessioni in cui tu devi cercare cose e ci sta
La stronza che ti insegue è una cosa assolutamente orribile, va bene? È una cosa che odio. Tra l'altro... mi perderò, ragazzi. Io già mi sono persa, non è che mi perde... Già mi sono persa, la puta madre! No, raga, no. Ciao, gara, scusa, ti bruciacchio un po', Ma, raga, io non posso fare queste cose. No, veramente, no. Poi, tra l'altro, 3000 cunicoli. Non so per me queste cose. E vai, sì, distruggiamo i muri, distruggiamo tutto, mi raccomando. Certo, dove cacchio sono riuscita? Ah, sono riuscita dalla stessa porta? Non so se è giusto quello che sto facendo. Cioè, dove sono? Dove sono? Non so dove sono. Non so se sto andando bene, se sto facendo giusto, non lo so, ragazzi. Fatto sta che queste situazioni di pressione a me mi uccidono letteralmente, va bene? Ok, quindi sto cercando di mantenere la calma per tipo non sclerare malissimo. Oh, ti ho vista. Oh, ciao. Ciao, cara, che è successo? Ti sei slogata la caviglia? No, te ne devi andare. Che cazzo sta succedendo? No, dai che ci sono passata, mannaggia la miseria. L'altro ingranaggio. Oddio, no, raga. Cioè, è chiedere troppo a questo povero vecchio cuore, va bene? Chiedere troppo. Io non ce la posso fare. Anche perché adesso non so come tornare indietro, minimamente. Quindi andrà sicuramente a botta de sedere, perché non può andare diversamente da così, ok? Vedete, qua mi sa che sono riuscita dalla stessa parte dove ero prima e non so... dove tornare per inserire questi... Ehi! Questi stramaledettissimi ingranaggi. Io già mi sono persa. Corri, maledetto pezzo di sterco. Corri. Ok, qua ci sono già stata. Eccolo! Ce li ho! Mettili! Oddio. Ce l'ho! Ditemi che basta, ve prego. Non è che sta arrivata da qualche lato, no? Via. Via, di corsa. Ho cercato di non sclerare nel bel mezzo della situazione e onde evitare veramente di avere un esaurimento, ma... queste situazioni, raga, a me mi devastano, veramente mi devastano. Ma questo è il mio studio? O sbaglio? Non sbaglio, vero che è il mio studio con questo dipinto meraviglioso che è stato criticato tipo pesantissimamente. Qualcosa che sta succedendo? Ragazzi, datemi un attimo, sono appena entrata. Un attimo di comprensione, scusate. L'arte non è solo contemplazione, è anche percezione. Attraverso tutti i sensi, ogni parte del proprio corpo. È l'unico modo in cui è intelligibile, è l'unico modo in cui è possibile fugare qualsiasi dubbio. Di che dubbi parli, caro? Quando scrivi te capisci solo te. Non c'è niente qua dentro, ma il telefono dov'è? Dov'è? Ah, è qua dietro? C'è per caso tipo un passaggio segreto o robe simili? Ah, wow! Ma perché tenere così nascosto questo telefono? Talk to me! Why won't you talk to me? È una storia lunga, cara. Sapessi. Non lo sa manco lui. In effetti, ma prima era acceso il fuoco? Io credo di no. Va bene, c'è altro per caso che io devo raccogliere in questo studio così malmesso? Possibile che io sia venuta qui per nulla? Cioè, sono venuta qua per prendere un mio pezzetto di carta delirante e ascoltare voci altrettanto deliranti al telefono? Davvero? Cioè, io sono venuta fin qui per questo. Va bene. Ho le improntine. Sono mie. Non sapevo di andare in giro scalzo. È chiusa.
Va bene, vorrà dire che non possiamo lasciare il mio studio. Troveremo sicuramente qualcosa di bello da fare, vero? Sì, certo, c'è sempre qualcosa di bello da fare. Tipo riutilizzare il telefono. Per scegliere un numero tieni premuto per chiamare. Io chiamerei il 118. 118! No, veramente, che numero dovrei chiamare? Cioè, parliamone. Sicuramente troveremo un numero da chiamare qui da qualche parte. Mi sto perdendo qualche dettaglio perché... Ah, ecco! Ce lo suggerisce il nostro caro amico Barbone. 363. Va bene, non so quale sia il significato simbolico del 363, ma vorrà dire che chiameremo. Guarda, il 3... 6... 3... Mbrondo? Mbrondo? C'è un altro telefono che squilla. Dove squilla? Dove suona? Ehi! Oddio! Ok, è là sopra il telefono? Per caso, minchia che trip, ragazzi. E posso arrampicare stile Spider-Man o che cosa volete che faccia? No, serio. Ok, ci sono, raga, questi momenti in cui non capisco purtroppo cosa fare. E poi le risposte arrivano da sé, di solito. Però, ma che cavoli di giochetti state facendo? Dai, che simpaticoni. Adesso ci hanno messo la porta qua. Proprio quelle tipiche situazioni meravigliose che io adoro personalmente. Di solito, i lunghi corridoi con le porte che mi aspettano. Vero? Oh, certo che è vero. Era per rispondermi, vero? Certo. Oh, dai, che bello. Siamo riusciti qua sopra. Ma è una parola a raggiungere sto cazzo. A rollare il telefono mi sembra lontanissimo. Va bene, cercherò di fare attenzione a non cadere. Continuiamo a seguire il trin. Brondo, mamma mia, ma che cacchio è successo a sto studio? Diventata Alice nel paese delle meraviglie. Sembra la Tana e Bianconiglio. È una cosa incredibile. Brondo, dov'è il telefono? È qua il telefono, per caso? O che faccio? Mi butto di sotto? Beh, cadere da qua potrebbe essere un problema. Ah, eccolo! Mamma mia, potevate mettere in un posto un po' meno accessibile. Allora, io... No, mi piacerebbe... Oh, 853... Devo vedere al contrario. Sì, 853, va bene. Guarda, io sono talmente ormai andato fuori di melone che io non so neanche cosa ti avessi promesso. Lo sai questo, vero? Devi essere consapevole. 8. Vediamo chi ci risponde adesso all'853. Speriamo una voce familiare e carina. La miseriaccia. La miseriaccia. Scusa, oddio. Attenzione, là sotto la bambola malefica là in fondo. Va bene, continuiamo a seguire questi rischiosi cornicioni, E continuo a seguire il drin drin drin. Accendiamo anche le luci? Oh certo, perché ci aprono la strada. Ma che cosa meravigliosa. È una cosa stupenda. Ma questa porta si apre? No, se no mi sarebbe comparsa la maniglietta. Interessante opera, devo dire. Attenzione, la so... Ah, pensavo stesse precipitando. Vabbè, come non detto, ci siamo aperti la via. Va benissimo. Aspetta, prima di aprire la porta. Oh, eccolo il telefono. Scusate, mi stanno chiamando. L'alcol, rifugiarsi nell'alcol, io sono completamente d'accordo, solo che lui non credo fosse altrettanto d'accordo, quindi allora 8, 5, 7, 4, ammazza, diventano sempre più lunghi sti numeri, 8, 7, no, 8, 5, 7, 4, mica l'ho letto un attimo fa, 8, 5, 7, e si è sminchiata il telefono, eccola, 4, non ha funzionato. 4.
Che cosa sto sbagliando, scusa? Cioè, il numero è questo, a meno che quello non è un 7. O è un... ah, forse un 1. 8, 5, 1, 4, per caso? Sono talmente nervosa che non riesco a selezionare anche il numero. 5, 1, 4. Niente, ho sbagliato di nuovo? Non è manco questo il numero. Qual è l'ordine, se no? Non è che è dal più grande al più piccolo? Abbiamo dal più grande al più piccolo, che ne so? 8, 1, 4, 5? 4, 5. No, mi sto alterando. Qual è l'ordine? Qual è l'ordine? Allora, non so se sto malinterpretando uno dei numeri o quasi sicuramente sto malinterpretando l'ordine. Ma c'era un altro numero. Non mi fate commentare, ragazzi. Allora, pure in questo caso però, qual è l'ordine? Dal più grande al più piccolo o dal più piccolo al più grande? Perché le cose poi cominciano a farsi un po' complicate. 4, 5. No, non so, ragazzi. Cioè, sono messi comunque alla rinfusa e la cosa è abbastanza confusa, ovviamente. One eternity later. Un secondo solo, ragazzi. Allora, un attimo fa mi stavo chiedendo perché ci sono questi quadri giusto davanti al telefono. E dopo averli riguardati tipo un miliardo di volte, mi sono resa conto che i quadri su cui sono scritti i numeri sono gli stessi che sono dietro al telefono. Quindi probabilmente, se ci avessi fatto caso prima, avrei capito prima che magari questi quadri mi indicano la posizione dei numeri. Quindi signore, allora, con la camicia bianca, signorina e signore baffuto. 8, 3, 5, 1, 4. 4. Non è giusto. Non è giusto, ragazzi. One eternity later. Aspettate un secondo, ragazzi, aspettate un secondo. Perché io mi sono rimessa a riguardare attentamente i quadri e mi è sorto il dubbio. Probabilmente i numeri non li devo usare tutti, ma ne devo usare solo tre. Cioè quelli degli stessi quadri che sono dietro il telefono. Perché ci sono un paio di quadri che sembrano simili, cioè che sembrano quelli che sono nella stanza del telefono, ma non sono uguali. Quindi probabilmente il numero è 354. Non tutto il dannato numero, ma solo tre cifre. 354. Sono quasi sicura che sia giusto così, ragazzi. Proviamo, incrociamo le dita. 3, 5, 4. Perché? Perché mi devo sempre complicare la vita? Era così semplice, ce l'avevo scritta davanti alla faccia la risposta, ho dovuto impiegare un'eternità. Scusate, oddio, ecco, vedi, vedi, questo è il risultato di quando mi voglio complicare la vita, che succede il putiferio poi. Questa adesso è aperta. Ah no, questa è proprio chiusa. Ah, si passa direttamente di qua, continuiamo ad andare su. D'accordo, dopo aver perso 3 ore solo appresso alla questione del numero di telefono, possiamo procedere e andare e rispondere di nuovo al telefono. E il telefono di qua? Per caso? È qui che squilla? Si può? Ehi, cos'è questo posto con tutte queste catene? Aiuto, aiuto, non guardare giù. Giusto il non guardare giù, eh? Non guardare giù, oddio, non guardare giù. Spero non ci sia nessuna ragazza che soffre di vertigini. Ma siete dei maledetti! Per trovare l'ultimo numero ci ho messo una vita e mo me lo fate precipitare il telefono. Ma non si fa così, dai! Cosa pretendete che fa? E la... no! Che volo della miseria. Ok. Immagino fosse giusto, no? Cioè, l'esito, questo esito. Ah, eccolo il telefono. Ma tu guarda un po', te l'ho davanti alla faccia. All of it. All of it. Era talmente tanto il rancore e l'odio in quello te lo meriti tutto che si è squagliato il telefono. How should I put it? Final touches. A finger.
I needed a finger. Chopped it off. Easier than sawing a leg. Washed it, dried it in an oven, fell asleep. Almost burned it. Will I manage to pull this off? È incommentabile, amico, lo schifo che hai combinato. Penso sia davvero assolutamente incommentabile. Non credo ci sia molto altro da aggiungere. Honey, okay. What in the world are you doing? Ma questo già l'avevamo visto. Ah, sì, queste sono le cose che abbiamo raccolto. Ma perché adesso ci fanno uscire qua? Devo iniziare a fare pratica, non importa cosa ne pensi, non sono la stessa persona senza musica. Beh, questo era di lei, ovviamente, qui c'è uno spartito. Questa è tutta roba che abbiamo già trovato. Dobbiamo andare nel mio studio, suppongo, no? Perché di solito questa è tutta roba che abbiamo trovato, ragazzi. È disseminata per la casa. Di solito ci fanno riuscire nel mio studio, non ho capito perché stavolta siamo riusciti di qua. Studio che diventa sempre più raccapricciante, penso... Non ci sia molto altro da dire, quindi è arrivato il momento di utilizzare questo povero dito per vedere l'ultima tela. Oh Jesus, sta poveretta ragazzi, questa ovviamente immagino sia la moglie. Il volto è deturpato purtroppo, ma è così. In the end, what he needed was a sharp focus. He had to finish it. Sì, doveva finire, ho capito, doveva finire. Questa scusa è finiscilo. Che c'è? Oh. In ogni caso, in qualità di tuo legale, ti consiglio di astenerti dal compiere azioni imprudenti. In altre parole, non fare niente di stupido. Abbiamo ancora una possibilità di vincere. Che tu ci creda o no, ho tirato fuori clienti da casini peggiori di questo. Solo cerca di non aggravare le cose. Tieni un profilo basso per un po' e lascia che mi appelli alla clemenza della corte. Quell'assistente sociale sicuramente è un debole per te. Possiamo usarlo a nostro vantaggio, facendoti apparire come una vittima del sistema. Un marito in lutto, una momentanea perdita di ragione. Un burocrate troppo zelante. Fidati, questa è la nostra migliore opzione. Considerando cosa è dovuto passare di recente, direi che abbiamo un buon 50% di possibilità di avere buoni risultati. Ma non se continui a cercare di convincere tutti che hai completamente perso il senno. Niente più scenate, niente più vagabondaggio e possibilmente niente più apparizioni pubbliche di alcun tipo. Puoi ancora riottenere i tuoi figli. Questa ovviamente ragazzi è una lettera evidentemente ovviamente dal suo legale. Stavano tenendo evidentemente un processo appunto per l'affidamento della bambina, che lei era stata tolta dopo che appunto lui ragazzi aveva dimostrato di aver perso completamente il senno appunto. Home sweet home. Beh certo, se è così casa, più dolce casa di questa, credo... Non ci sia, Calma, questo battito così accelerato non ci piace, invito. Caro disprezzato e disprezzabile traditore, diciamocelo, mi hai voltato le spalle quando ne avevo bisogno, ma ce ne occuperemo più tardi. Ora hai il tuo premio, guardare la nostra dipartita. Un ultimo spettacolo da parte di una coppia mezza morta, un giubilo per le orecchie e gli occhi. Oddio, che cosa voleva fare, ammazzarla e poi ammazzarsi? Oddio ragazzi. Mamma mia il dramma. Continuo a dire che questa storia ha un non so che un non so che. Auditorium is ready. Un non so che di drammatico, che per carità divina. Cioè, è la storia di per sé, ragazzi, che è terrificante. Non il gioco, non come hanno costruito tutto questo orrore. È proprio la storia in sé che è orrenda. Oddio, la puta madre! No, non mi iniziate a fare questi giochetti del piffero, per favore. Anche perché qua dentro non si vede veramente un H. Non si vede un cappero. Why would I need that? Are you insane? E chi gliel'ha regalata? La pistoletta, bellissima. Qualcuno gliel'ha regalata. Oddio, vabbè.
A parte la melma nera, tutto il resto, che devo fare? Torniamo indietro? Ci andiamo? Come se non fosse successo niente, ovviamente. Ovviamente. Adesso con la pistola. Oh, ciao. Andrà tutto molto meglio, sicuramente. Ma guarda, se mi chiudi la porta in faccia a me va benissimo, perché non è che io abbia tutta questa grandissima voglia di vederti. Delirious. Delirante. Questo lo sapevamo, cioè, già. Vero? Vero, Bella? Lo sapevamo, vero? Sì, che lo sapevamo. Our most precious silverware. Argenteria. Allora, ragazzi, wow, direi mi ha appena salvato la partita, per oggi ci possiamo fermare qua. Ovviamente quello che dico sempre, ragazzi, più si va avanti più si scava all'interno della storia, anche se ormai la storia di per sé è abbastanza chiara, però dobbiamo scoprire qual è stato l'orrore finale, perché questa storia ovviamente ha avuto un orrore finale ed è la storia di per sé che è terrificante, perché sì, ci hanno fatto, vabbè, regà, tutto il gioco intorno con il jumpscare, con gli spaventi, col mostro eccetera, però è la storia che racconta che fa tanta paura, perché purtroppo sicuramente anche nella vita reale, ragazzi, orrori simili avvengono ed è quella secondo me la cosa più spaventosa. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, io vi lascio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao.